diciamo che stuzzicava naturalmente la mia vanità, però era anche molta la curiosità di spingere il tasto rewind per riportare la mia versione dei fatti, raccontare la vera storia della scorsa, dato che in giro si sente un sacco di leggende, ci sono un sacco di storie, volevo per una volta raccontare la mia versione. Ho scelto la parola in video invece che quella scritta sul foglio, lo schermo invece che il libro, che poi forse comunque arriverà, chissà, chi avrà da un'autobiografia. Per una volta mi sono messo in gioco e parlo in prima persona, un'esperienza che volevo fare, comunque, che dovevo fare. Per convincermi di tutto ho pensato che, dato che io sono un navigato influencer, la cosa sarebbe stata molto facile. Devo dire che non è stato così, perché c'era un intenso lavoro interiore dentro ad ogni episodio. Un bel tuffo nel mio passato e anche nel mio presente, che mi ha anche permesso, diciamo, di passare e attraversare il lungo periodo del Covid con un progetto, con una cosa valida da fare, sono stata percorribile, diciamo, una telecamera che mi avrebbe seguito sempre, silenziosa, un'ombra, documentosa. Mentre mi raccontavo, mi venivano tutte le sensazioni e le emozioni proprio, intensamente. Sono tornati momenti, proprio momenti belli, momenti brutti, quelli importanti e quelli meno importanti. Ho rivisto con affetto quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere una vita a modo suo. Pepsi ha fatto un lavoro di ricerca veramente molto accurato e ha trovato del materiale inedito fantastico. Poi mi ha portato anche sui luoghi del delitto, diciamo così, i luoghi dove ho mosso i primi passi. Intanto l'ho accompagnato io anche in stanze, diciamo che erano proprio le stanze, cioè i muri che parlavo, che raccontavo la storia, dove ho vissuto, dove ho scritto quelle canzoni. Mi sono divertito molto ed è stata un'esperienza molto forte. E ora passiamo al titolo Il Supervissuto, praticamente un selfie lungo 5 ore. Perché non sono solo sopra, sono solo proprio supervissuto, ma a un certo punto ho avuto la netta sensazione che ci volesse anche una canzone inedita, nuova, proprio adatta per la serie. Il titolo è Gli sbagli che fai. Già, perché io sono quello che sono grazie a tutto quello che ho fatto, anche se ho avuto gli sbagli, e valeva la pena? Sì, e come? E rifarei tutto. Tutto quello che ho fatto, questa mia straordinaria vita spericolata e supervissuta. C'è una frase alla fine della canzone che secondo me è particolarmente importante, perché dice: prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile. Ecco, questo secondo me è quello che fa un artista con il suo pubblico, tra virgolette. Qualsiasi artista prende il suo pubblico per mano e gli racconta che niente è impossibile. E viva!